Grazie. Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Numero 3, Presidente e Assessore Mai. Deliberazione numero 2, in data 22 luglio 2015, dell'Assemblea del Sito Regionale per la Floricoltura di Sanremo, concedente bilancio di esercizio. Determinazioni conseguenti. Numero 4, del Presidente, riprogrammazione e programma attuativo regionale Paras SC Liguria 2007-2013. Numero 5, del Presidente, deliberazione 189 del 2009, istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Attuativo Regionale Paras SC 2007-2013, modifica composizione. Numero 6, Vicepresidente, approvazione progetto primo soccorso a scuola, la scuola di primo soccorso, introduzione all'organizzazione del sistema dell'emergenza e i gesti del primo soccorso per i docenti e studenti delle scuole della Liguria anno scolastico 2015-2016. Grazie Presidente, sono molto soddisfatta di poter anche quest'anno presentare alla Giunta un progetto di primo soccorso a scuola di primo soccorso assieme alla collega Cavo. Si tratta di educare i nostri ragazzi, in questo caso anche piccoli perché si parte dalla scuola primaria, ai rudimenti del primo soccorso e cosa fare in caso di emergenza. Io ritengo che avvicinare le nuove generazioni anche al sistema sanitario e soprattutto anche che cos'è un pronto soccorso e quando andare in un pronto soccorso, visto anche l'emergenza che abbiamo di affollamento per codici bianchi nei pronto soccorso, penso che sia un buon metodo anche per far capire che il pronto soccorso è veramente un luogo dove si va nei casi di emergenza, non per farsi curare in altri luoghi. È un modello già sperimentato negli anni precedenti, dalla precedente giunta, diversamente che gli altri anni, noi vogliamo ampliarlo a tutto il territorio regionale. L'anno scorso quasi 6.000 ragazzi nella provincia di Genova sono stati coinvolti in questo progetto, che a costo zero per le casse regionali, molti volontari partecipano, del 118, delle ASL, hanno partecipato anche l'ospedale Galliera, le associazioni locali, il Gaslini, i pediatri di libera scelta Liguri, non vorrei escluderne qualcuno, ma veramente è un progetto che vede il coinvolgimento di tante persone. Per andare incontro alle esigenze scolastiche, tra l'altro, poi passare la parola alla collega Cavo, si è modulato diversamente, per cui vi è un modulo di 2 ore, un altro di 4 ore. Quello di 4 ore vede anche sperimenti sul campo, quindi coinvolgimento anche in azioni di pronta emergenza. Quindi direi che termino qui e passo la parola a questo. Poco da aggiungere, abbiamo fatto un incontro, presente Sonia, con il direttore regionale scolastico, che appunto non era positivo, molto positiva questa iniziativa, percependo l'esigenza di spendere a tutto il territorio regionale e garantendoci ovviamente un grande aiuto per definire quelle che sono le realtà più sensibili per andare a insistere maggiormente grazie a questa attività. Il sostegno che ci arriva di fatto a costo zero, ecco, quindi, però abbiamo percepito questa grande sensibilità e questa grande collaborazione. Tra l'altro su questo punto possiamo dire che abbiamo oggi. Questo è. Molto bene. Numero 7 del Vicepresidente, rinnovo convenzione AGEA Regione Liguria per controlli dei servizi veterinari inerenti la condizionalità. In questo rinnovo convenzione, che è una convenzione molto articolata e complessa con alcune rivisitazioni, è una, nel segno della continuità, abbiamo come assessorato la competenza dei controlli effettuati dai servizi veterinari regionali
negli allevamenti. Io mi sono un po' informata per avere qualche numero, dico anche al collega Mai, per sapere quante aziende zootecniche in Liguria ci sono, che è una banca dati nazionale, 11.710 nella banca dati nazionale, ma 3.737 sono aziende chiuse, 986 con un solo capo e 1.597 con più specie. Noi ovviamente interveniamo per una parte marginale, ma importante per l'interesse generale, che è la modalità di identificazione e registrazione dei capi bovini, il controllo delle malattie, l'impiego dei farmaci sugli animali e sostanze vietate, il benessere degli animali, le condizioni igieniche e sanitarie degli allevamenti. Questi controlli sono necessari poi per alcuni contributi che l'AGEA deve dare alle aziende se c'è rispetto appunto delle normative in materia, quindi riguarda semplicemente la parte di stretta competenza dell'assessorato alla sanità. Numero 8 dell'assessore Tau, differente ripartizione delle risorse relative alle azioni regionali per le scuole dell'infanzia, anno 2015. Questo di fatto è una delibera che ridistribuisce le risorse per le scuole dell'infanzia su più la quale è prevista un'azione su più settori, scusate ma prendo un secondo dei punti perché sono tanti. Abbiamo questi fondi che sono già stanziati, che non vengono implementati in nessun mondo, vengono semplicemente ripartiti in base alle esigenze e alle richieste che arrivano dal territorio. Sono tutti fondi destinati alle scuole di infanzia, sia comunali che paritarie, per molti progetti, per i progetti che hanno, per un sostegno anche infrastrutturale, per venire incontro a inserimento di disabili, minori, disagio sociale, quindi anche incontro le famiglie anche con le agevolazioni per quanto riguarda il materiale didattico, erogazioni anche ad associazioni rappresentative delle scuole d'infanzia e erogazioni dirette dei comuni o alle scuole paritarie per l'istituzione di nuove scuole d'infanzia. Questi sono i vari interventi che vengono previsti da questo fondo regionale e semplicemente si chiede una ripartizione perché su alcuni capitoli ci sono state più richieste, su altri ce ne sono state meno, è soltanto un modo per bilanciare e soddisfare tutti senza scontentare nessuno, quindi semplicemente una ripartizione data dalle richieste arrivate in maniera molto precisa, quindi ci sono incrementi di spesa, semplicemente una ripartizione. Numero 9, assessore Cavo, accreditamento strutture formative, macrotipologia A, deliberazione 1675 del 2013, approvazione di intera valutazione della domanda di accreditamento dell'organismo formativo consorzio Valvoli da formazione. Sì, qui si tratta di... Avevamo un problema su questo consorzio che aveva ereditato la gestione delle viaggi fallito e aveva ereditato soprattutto un immobile di complessa gestione, un immobile che vogliono vendere e che non poteva garantire alla l'ente di formazione che invece è un ente strutturato, corsi di formazione soprattutto dal punto di vista della ristorazione, quindi è un polo didattico legato alla ristorazione preziosissimo in Valbordina, rischiavano semplicemente per il fatto di non avere un immobile che permettesse un contratto oltre più pluriennale di affitto di perdere l'accreditamento del corso. E ovviamente era stato rifiutato inizialmente l'accreditamento perché non potevano garantire un immobile in quanto stava per essere venduto, comunque era un processo di vendita quello su cui avevano sempre fatto riferimento e noi ci siamo impegnati a verificare se fosse possibile in qualche modo salvare questo corso e questi corsi di formazione, perché si tratta del terzo anno che va avanti, ma anche dei primi anni che devono partire, siccome con l'azione del comune, nostra, dell'ente stesso, siamo riusciti a trovare un immobile alternativo, quindi la garanzia dell'immobile c'è, a questo punto è stata reiterata la richiesta di accreditamento, a questo punto è stata data una valutazione positiva all'accreditamento, perché la qualità del corso non è stata mai stata messa in discussione, mancava soltanto la variabile dell'immobile. Ovviamente è fuori da tutti gli accreditamenti precedenti dei corsi proprio per la tempistica che si è verificata. Con questa delibera noi diamo la possibilità di far partire i corsi in Valvoglia, nel senso che sia politicamente corretto ma anche a livello poco tecnico, perché c'è una grande richiesta di corsi, rischiavamo di lasciare i ragazzi del terzo anno senza ultimare i tre anni di formazione professionale triennale e ovviamente diamo anche l'indicazione della partenza dei primi corsi di questi anni. Il polo della ristorazione, di fatto che è sempre un successo, tecnica ma anche di fatto.
numero 10 dell'assessore Gian Pedrone, una riscritta dalla giunta precedente, legge regionale 38 del 98, procedura via regionale sul rinnovo autorizzativo, impianto, stoccaggio e trattamento rifiuti inerti, località San Lino, comune di Finale Ligure, proponente del primo SNC. Sì, è un procedimento di via, che è un procedimento che si conclude positivamente per lo stoccaggio e trattamento di questi rifiuti inerti e con le prescrizioni che trovate all'interno. Numero 11, assessore Gian Pedrone, legge regionale 15 del 2015, articolo 26,5 e 6, adozione variante al piano di bacino dell'ambito CEMPA per aggiornamento a cartografia seguito l'evento alluvionale 2014 in comune di Albenga, ai fini dell'indizione della fase di pubblicità partecipativa. Allora, questo è un procedimento di una variante d'ambito ai piani di bacino che praticamente distingue con maggiore identificazione le zone considerate esondabili e quelle inondabili, cioè si applica questa distinzione a fronte del fatto che ciò che è esondabile ovviamente ha delle caratteristiche conseguenti di livello urbanistico che sono molto stringenti, quindi quasi impossibilitate a essere valorizzate a livello urbanistico, su tutto il resto ovviamente c'è un percorso inter diverso. Siccome da una prima valutazione queste zone non erano ben identificate, oggi questa rimodulazione va a ridefinire un po' per quell'area, credo molto più precisamente, questa tipologia di zone con la distinzione inondabili e esondabili. Numero 12, assessore Gian Pedrone, legge regionale 12 del 95, riparto contributi bilanci 2015 agli enti di gestione aree protette, impegno di spesa di euro 1.287.500, spese correnti e di 760.000 conto capitale con contestuale liquidazione. È l'approvazione del rendiconto dei parchi liguri, almeno tutta la giunta sa quanto spendiamo per i parchi liguri. Ovviamente dal mio punto di vista non ho fatto valutazione di carattere tecnico-economico sulla gestione fin qui fatta, perché si tratta di una gestione che noi ereditiamo. Sappiate che questa è la cifra che la regione spende e da qua poi ovviamente parte tutta una partita diversa che è quella di come vorremmo spendere per gli anni a venire. Però questo è un rendiconto che mi sembrava doveroso approvare così come mi è stato presentato in quanto arriva da una gestione di altri. Non credo che avessimo molte strade diverse. No, anche perché ormai l'anno è terminato, quindi c'è. Assessore Gian Pedrone, presidente, PARFAS 2007-2013, valorizzazione del comprensorio sciistico di Monesi, recupero anticipo erogato a provincia di Imperia, euro 310.000. Il procedimento di quelli che erano inseriti nel PARFAS 2007-2013 abbiamo approvato poc'anzi, la provincia ci ha chiesto di recedere e quindi noi dobbiamo recuperare la cifra che era stata stanziata, semplicemente, quindi abbiamo l'iter di recupero dell'anticipo di quanto erogato. Numero 14, assessore Mai, deliberazione 754 del 2015, aiuti di Stato al settore zootecnico di cui la legge regionale 36 del 2000, adeguamento del contenuto della deliberazione 754 del 2015 alle osservazioni della Commissione, trasmesse con nota ARES. Sì, qua di fatto andiamo a recepire le osservazioni che ci ha fatto la Commissione europea che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ma in particolare che insomma era interessante che questa relazione, alla fine c'è scritto che queste osservazioni sono fornite a puro titolo informativo. Abbiamo inteso comunque interpretarle come vincolanti, quindi abbiamo deciso di recepirle. Si parla di aiuti di Stato per la zootecnia, quindi tenuta libri contabili, libri genealogici, controlli funzionali del bestiame, svolgimento di iniziative zootecniche. Ci adeguiamo. Numero 15, assessore Mai, programma di sviluppo rurale 2007-2013, determinazione della scadenza per la presentazione delle domande di pagamento in possesso di nulla osta tecnico. Sì, quindi qui di fatto molto semplicemente andiamo ad individuare il termine per cui devono essere presentate domande di pagamento per le pratiche in possesso di nulla osta tecnico.
e questa data l'abbiamo individuata nel 15 ottobre 2015. Fuori sacco del Presidente, approvazione di un protocollo di collaborazione con la Regione Lombardia per la promozione congiunta in Expo presso Pianeta Lombardia. Come è noto, la settimana che ci vede tutti impegnati a vario titolo e in vario modo nella settimana di protagonismo della Liguria d'Expo, a cui si somma la settimana di iniziative congiunte tra Liguria e Regione Lombardia, settimana all'interno della quale ognuno di voi ha articolato numerose iniziative che spero che possano portare un positivo ritorno nello sviluppo della nostra regione, in particolare sulle infrastrutture, sulla sanità, dove verrà firmato un protocollo di cui abbiamo discusso nella precedente giunta e che comincerà a lavorare su tutto il sistema sanitario. Per quanto riguarda le infrastrutture, c'è una serie di passaggi più che altro di comunicazione relativi a il percorso che dovrebbero portare le tre regioni a coordinare le proprie politiche di investimento e di obiettivo strategico su tutte le iniziative in corso, e poi ci sono iniziative legate al turismo, agricoltura, sviluppo, ognuno di voi, cultura, un paio di eventi abbastanza rilevanti per la cultura, uno legato diciamo alla creatività, se posso dire così, ligure in campo artistico musicale, uno legato ancora di più, e forse questo è un unicum nella storia, al violino di Paganini, che verrà portato a suonare in Lombardia, dove esso è stato costruito molti anni or sono. Invito tutti a non fare i furbi a venire a sentire il violino di Paganini che suona. E poi molte altre che da programma illustreremo ovviamente via alla stampa nei prossimi giorni, e poi via via con la definizione degli ultimi dettagli di programma. Del Vicepresidente, finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie, agli ex enti equiparati, all'ARPA e all'Agenzia Regionale Sanitaria a valere sul Fondo Sanitario per il bimestre settembre-ottobre 2015, impegno di euro 454.650.000. È stato necessario e importante che sia approvato al fine di predisporre i mandati di pagamento il prima possibile per evitare che la liquidità rimanga nelle casse regionali. Assessore Gian Pedrone, legge regionale 9 del 2000, articolo 7, comma 1, lettera D. Tema di protocollo d'intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria relativo alle attività di educazione e di promozione della conoscenza e della cultura di protezione civile nelle scuole. Mi venite aggiungere anche l'assessore Cavo come altro relatore. Questo è un provvedimento che adotta uno schema nazionale atto a portare la cultura e la disciplina di quegli provvedimenti di protezione civile anche all'interno delle scuole primarie, in particolare le quarte e le quinte delle scuole primarie, classi delle scuole primarie. Noi oggi approviamo lo schema di protocollo dando mandato al nostro responsabile del Dipartimento di Protezione Civile di definirlo, a fronte appunto di poter inserire anche la tematica relativa alle esigenze di tutto il mondo della protezione civile all'interno delle scuole, che è un po' quello che l'assessore Viale, vicepresidente Viale, ha posto prima invece per quanto riguarda la cultura dell'accesso al pronto soccorso. Mi sembra che sia un passaggio importante per una regione che dal punto di vista della cultura della protezione civile ha molto da fare. Assessore Gian Pedrone, riorganizzazione del sistema di protezione civile. Questa è una delibera che fa parte di un processo che stiamo portando avanti, che individua in ARPAL la necessità di dotarsi di una consulenza e quindi di una figura professionalmente qualificata che
tenda ad integrare al meglio in un anno di lavoro dal 1 ottobre in poi tutto ciò che riguarda la parte meteo di ARPA, che quindi quella che interessa la protezione civile, e il nostro dipartimento. Cioè, questa è una tendenza che dovrà sempre più integrarsi tra i due dipartimenti, diciamo così, che lavoravano un po' a compartimenti stagni, tendendo a quel obiettivo che noi abbiamo, che è il raggiungimento di una qualificazione professionale elevata al fine di arrivare alla creazione di una agenzia di protezione civile che integri il sistema di previsione e allertamento meteo con quello della protezione civile, con un suo referente di dipartimento, cosa che oggi non accade. Poi le deliberazioni sono finite, c'è un argomento dell'assessore Gian Debrone, di adesione della partecipazione della Regione Liguria alla realizzazione del progetto Clear City. Sì, è un progetto sempre di protezione civile, quindi... È un progetto, sì, scusate, mi ero confuso fra due progetti, contro l'inquinamento atmosferico facciamo questo progetto che ci vede con partecipanti per la parte ambientale, quindi per cercare di approfondire le tematiche sull'ambiente rispetto all'inquinamento delle città e insomma credo che sia un qualcosa di importante per la nostra regione. Poi ci sono tre comunicazioni del Presidente, due sono richiesta di Gonfalone per due cerimonie. Allora, una cerimonia è il 18° raduno alpino del primo raggruppamento e la manifestazione si svolgerà domenica 11 ottobre 2015 dalle ore 9.30 presso via Coavour, Acqui Terme, Alessandria. Poi, lo può assicurare. Poi invece l'altra cerimonia giovedì 1 ottobre 2015 alle ore 10.15 presso la stessa struttura di Piazza delle Feste nel Porto Antico di Genova e la cerimonia passaggio di consegne tra direttori marittimi. Va bene. Penso roba marittima sarà dietro. No, arrivano. Comandante del porto. Sì, perché lo viene E poi un'altra comunicazione del Presidente di adesione del Comune di Porto Venere alla stazione unica appaltante regionale. Se ne compiacciamo. Roba tua. Ecco. Ti piacciono queste cose di metà. È già fatto. Ok. Fine della giunta. No, però scusa, c'è la parte ancora c'è una riservata, secondo me. Andiamo a riaprire. Ah, l'abbiamo sistemato. Abbiamo sistemato. Adios, che io devo andare a...